Due star del Re Leone hanno negato di aver parlato con Meghan Markle durante la prima londinese del 2019 del film live action. Nella sua intervista con The Cut, Meghan ha affermato di aver parlato con un membro del cast sudafricano, che ha suggerito che il suo matrimonio con il principe Harry ha suscitato scene di gioia in Sudafrica simili al rilascio nel 1990 dell'attivista anti-apartheid Nelson Mandela dalla prigione. Parlando del suo incontro con il membro del cast in questione, Meghan ha detto: "Mi ha guardato ed è proprio come la luce. Ha detto: ho solo bisogno che tu sappia, quando ti sei sposato in questa famiglia, ci siamo rallegrati per le strade lo stesso che abbiamo fatto quando Mandela è stato liberato dalla prigione. Oggi, un uomo che afferma di essere l'unico membro del cast sudafricano ha negato di aver mai incontrato Meghan Markle. Il dottor Kani, un veterano della prestigiosa Royal Shakespeare Company che ha doppiato lo sciamano Mandrillo Rafiki, si è detto sconcertato dall'affermazione della duchessa del Sussex, dicendo che crede che abbia commesso un passo falso. Sebbene si pensi che non ci siano altri attori sudafricani protagonisti del film, c'erano altri cittadini sudafricani coinvolti nel film che potrebbero aver partecipato alla prima. Express.co.uk ha contattato Odeon e Disney per confermare la lista degli ospiti della premiere. All'evento era presente anche la cantante sudafricana Lindiwe Mkhakhayi, che ha cantato Circle of Life nel remake del 2019 ed è stata anche attore nello spettacolo teatrale, ma un insider vicino all'attrice e cantante ha detto a Express.co.uk che quella notte non ha parlato con Meghan. La fonte ha detto: la conosco da oltre un decennio. Ero lì con lei quella notte. Non ha parlato con Meghan. Ciò è avvenuto poche ore dopo l'affermazione del dottor Kani di non aver partecipato alla prima.